Ah, che bello, adesso faccio una bella colazione finalmente, mangio una bella torta, cazzo me ne frego del fitness, tanto è Natale, Carmo. Oh, basta. Come basta? Abbiamo finito, è finito il Natale. Come è finito il Natale? È finito le feste, via sto pandoro del cazzo che e cominciamo. E vabbè, va, mangiamo fit. Colazione fitness. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi vi mostreremo le migliori colazioni fitness. Queste colazioni sono adatte a tutti, a chi non sa cucinare, che ha poco tempo, chi è in definizione, chi è in massa, insomma. Se fate palestra, se siete attenti al fitness, al fisico, queste sono le colazioni che fanno per voi. E sono veramente facilissime. Allora, per prima cosa, partiamo subito con un concetto, ovvero, come deve essere una colazione fit? La colazione fit deve essere perfettamente bilanciata, quindi deve avere più o meno un 50% di carboidrati, un 30% di proteine e un 20% di grassi. Questo ovviamente sono dati indicativi, non standard, diciamo. Non è che stiamo lì. Le calorie anche lì dipendono, vanno dalle 200 calorie alle 1000 calorie. Anche in questo caso dipende se siete in massa, definizione, quanto avete mangiato il giorno prima, quanto dovete mangiare durante il giorno. Quanto tempo avete anche. Quanto tempo avete. Una volta che abbiamo capito queste piccole cose, possiamo ovviamente sbizzarrirci. Quindi il segreto per una buona colazione è quello di bilanciare perfettamente carboidrati, proteine e grassi. E ora vi mostreremo come. La prima colazione che vi proponiamo sono dei semplici pancake. In questo caso sono pancake con farina d'avena, albume d'uovo e proteine al cioccolato, che vedrete nel prossimo video. Mettiamo qui i valori nutrizionali di questa ricetta. Questa chiaramente è una ricetta molto più sbilanciata verso le proteine, pochissimi grassi e molto po' di carboidrati. Potete guarnire il tutto chiaramente con lo sciroppo di Boot Powders, consigliatissimo perché è veramente una bomba. Un'altra ricetta molto simile ai pancake come valori nutrizionali è il porridge proteico. Qua abbiamo semplicemente fiocchi di avena, proteine in polvere e acqua. In questo caso basta prendere, mettere in microonde e viene fuori questa roba qui. È veramente molto buona, si può mangiare sia calda che fredda. Anche in questo caso mettiamo qui i valori nutrizionali ed è un piatto più bilanciato verso proteine e carboidrati, un po' povera di grassi. Sia questo che i pancake sono veramente ottimi, sia in definizione che in massa, quindi possono essere mangiati sempre. Adesso passiamo a colazioni un pochino più veloci, perché non vi serve fornelli, non vi serve assolutamente niente, ma in questo caso ci sbilanciamo un po' più verso i grassi, perché utilizzeremo il nostro bel bollo d'arachidi Bulk Powders, che è veramente buonissimo. Dovete fare altro che spalmare il vostro bollo d'arachidi su gallette di riso, fette di pane, di segale, integrale, normale, come preferite. Per renderlo ancora più buono usiamo del miele, chiaramente questo è zucchero, ma alla mattina va bene tutto. E per aumentare chiaramente la fonte proteica utilizzeremo le proteine dei Bulk Powders, in questo caso gusto cioccolato, ma potete usare qualsiasi gusto volete. Un'altra alternativa a questa colazione, che non deve essere appunto cucinata tramite i fornelli, è questa, semplice pane. In questo caso noi abbiamo del pane bianco, pane normale, ma potete tranquillamente utilizzare del pane integrale, del pane di segale, delle gallette in questo caso, ma non utilizzeremo il burro di arachidi o il burro di pistacchio, eccetera, utilizzeremo solo la nostra marmellata. Questa è la classica colazione della nonna, insomma, pane, marmellata, così. Abbiamo quindi un'ottima fonte di carboidrati che darà un botto di energia. E poi come fonte proteica possiamo o cucinare dell'albume, proprio semplice albume in padella, magari 200 grammi di albume può essere consigliato. Oppure se abbiamo poco tempo e non vogliamo cucinare, anche in questo caso come fonte proteica utilizzeremo le nostre proteine di Bulk Powders. Quindi consigliamo magari di solito una colazione tipo, possono essere 3 fette di pane e marmellata e uno shaker di proteine, oppure 3 fette di pane e marmellata e 200 grammi di albume. In alternativa ovviamente a queste due colazioni possiamo utilizzare anche al posto del pane delle fette biscottate. Adesso veniamo alla colazione veramente la più veloce in assoluto, perché dovete solo prenderla e acquistarla da Bulk Powders. Questo è un biscotto proteico, è un'ottima fonte di proteine, carboidrati e grassi, è tutto qua dentro insomma. Se voi siete di fretta, vi siete svegliati tardi, ma quindi dovrete mangiare magari all'una, vi siete svegliati alle 11, o appunto dovete scappare al lavoro o qualsiasi altra cosa, non avete molta fame perché la sera prima avete sgarrato, quindi questa è la soluzione migliore, biscotto di Bulk Powders. Ovviamente non c'è solo il dolce, c'è anche il salato. Per quelli che non amano il sapore dolce ma vogliono magari provare un po' di salato al mattino, tipo i tedeschi, gli italiani, strano però lo fanno anche loro, esistono anche loro, abbiamo del semplice pane e prosciutto cotto. Anche qua potete sbizzarrirvi, io vi ho fatto vedere questo, ma
potete usare il tacchino, potete usare la bresaola. In questo caso, ad esempio, il prosciutto cotto ha 2 grammi di grassi e 20 grammi di proteine, quindi è comunque un'ottima fonte sia di proteine che di grassi. Anche in questo caso, magari non volete usare il pane normale, il pane integrale, il pane di segale, può essere consigliato, ad esempio, non so, 2 fette di pane di segale con in mezzo tutto questo prosciutto. Diventa praticamente una roba così alta, vi soffocate, però va bene. Ovviamente non si può solo mangiare per la colazione, sennò ci rimane tutto in gola. Devo anche bere. Possiamo accompagnare tutte queste nostre colazioni con del tè verde. Noi di solito utilizziamo questo qua, tè verde matcha di Bulk Powders, ma potete usare qualsiasi tipo di tè verde o tè normale, insomma. Facilissimo, adesso lo sciogliere nell'acqua calda, esatto, e il tè è pronto. O quello in bustine, comunque va bene un po' tutti i tè che volete. Va bene anche l'acqua, se vogliamo definire, esatto, comunque l'acqua che la mattina io spesso mi bevo l'acqua, no? Esatto, perché sono ancora secca, quindi. Oppure un caffè americano. Io di solito bevo o il tè verde o caffè americano, dipende un po' da quello che mi va, insomma. E poi possiamo accompagnare tutto anche con della frutta. La frutta non deve mai mancare, soprattutto al mattino. Fonte di vitamine, quindi esatto, dovete prenderla per forza. Una banana, magari ne prendete 2, poi una la mangiate e l'altra non se la mettete. E chiaramente potete farmi anche una bella spermuta con le arance. Esatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, non avete scuse, mangiate, perché fate colazione la mattina, perché è il pasto più importante, esatto, che dovete fare, quindi dovete farlo per forza, ragazzi. Non è che saltiamo, Non avete tempo? Biscotto. Volete mangiare bene? Quello che volete, insomma. A meno che voi non fate digiuno intermittente, quella roba là, non saltate, perché poi tanto arrivate a mezzogiorno che avete una fame della Madonna e sgarrate. Come fate? Quindi abbiamo portato. Se volete vedere altri video ricette, commentate qui sotto. Fateci sapere un po' se vi piace questa nuova rubrica. Bene, detto questo, raga, condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate il like, chiaramente. Iscrivetevi ai nostri canali Instagram che mettiamo qui sotto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, ciao.